Colpaccio meritato della Virtus San Nicolò al Valle Anzuca, dove i ragazzi di Campanile conquistano con merito la vittoria grazie ad una rete realizzata da Di Benedetto in chiusura di primo tempo al cospetto di un Francavilla a dir poco spento e praticamente mai capace di creare problemi al portiere ospite di Berardino. Chi si attendeva un Villa con il vestito della festa dopo il 7-0 con il Nero Stellati è rimasto profondamente deluso con la squadra in giornata negativa. Giallorossi di casa in campo con il 4-3-3, Virtus San Nicolò che si affida al 4-2-3-1. Agli ordini di Bracaccini di Macerata si comincia di fronte a 400 spettatori. Al secondo subito padroni di casa pericolosi con Vanegas che dalla distanza colpisce in pieno la traversa. È però un fuoco di paglia con gli ospiti che si organizzano e si rendono pericolosi già al 12esimo con un tiro di poco al lato di Tedesco. Brividi dalle parti di spacca anche al 16esimo quando su cross di Ndaye e Chiacchiarelli di testa manca di pochissimo il vantaggio grosso. Ancora San Nicolò al 19esimo con un gran tiro dall'interno dell'area di rigore di Tedesco e la risposta da campione del portiere Spacca. Cresce la squadra di Campanile che crede nel colpaccio anche se al 22esimo è Palumbo a mancare di poco la mira. Ci prova anche al 24esimo la formazione del presidente Candeloro con Vanegas che riceve palla al limite, si accentra ma poi conclude centralmente fra le braccia di Di Berardino. La gara è aperta con attacchi dall'una e dall'altra parte visto che poi al 28esimo è sempre Tedesco per la Virtus in area francavillese ad alzare sopra la traversa così come accade al 31esimo a Maisto vicinissimo al gol per la sua squadra. Più San Nicolò che Francavilla mentre sugli spalti entrano i tifosi della formazione di casa solo alla mezz'ora. In campo si rivede invece al 41esimo ancora Tedesco per gli ospiti con un tiro a fil di palo prima della rete di Di Benedetto che infila Spacca proprio allo scadere per il gol del vantaggio biancazzurro con cui si chiude la prima frazione. La ripresa si apre al primo ancora con il giocatore della formazione ospite pericoloso che con Spacca che dice no in calcio d'angolo. Iervese non ci sta e opera una doppia sostituzione mandando in campo Di Pinto e Di Renzo per Molenda e Sanseverino. Nel San Nicolò entra in campo Massetti che al 13esimo fallisce di un soffio il 2-0 mentre il Francavilla continua ad arrancare mancando sia in fase di costruzione che in quella di finalizzazione. E così la squadra ospita a sfiorare per due volte il raddoppio prima al 19esimo con un tiro di Moretti parato da Spacca e poi con una respinta ancora dell'estremo giallorosso su conclusione di Cane. Iervese cambia ancora ora, ma gli effetti sono quasi impalpabili visto che la squadra ospite riesce a controllare le fasi finali della gara senza assilli andando a conquistare una vittoria meritata che permette alla formazione biancazzurra di lasciare quota zero e conquistare il primo successo stagionale. Per il Francavilla più di due passi indietro sul piano del gioco e la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare. Campanile, complimenti, un ottimo San Nicolò che ha vinto con merito oggi sul campo del Francavilla. Avevate preparato bene questa gara con una squadra che nell'ultimo turno aveva vinto per 7-0 col Nero Stellato. Sì, sono molto contento della prestazione, a parte il risultato della prestazione dei ragazzi, perché diciamo che settimana dopo settimana stanno metabolizzando quello che dal primo giorno gli chiedo, quindi insomma riuscire a dare tanta intensità, riuscire ad andare ad attaccare con 4-5 persone, saper gestire i momenti della partita e quindi io giorno per giorno li vedo crescere. Sicuramente non era facile venire a giocare a Francavilla che è una squadra sicuramente rispetto ai programmi nostri diversi e poi soprattutto venendo a due sconfitte che secondo me immeritate, quantomeno l'ultima perché abbiamo giocato contro il Matelica ma credo che abbiamo fatto la stessa prestazione di oggi e siamo usciti con 0 punti, quindi non era facile a livello psicologico e i ragazzi hanno risposto da squadra matura, da squadra che sa quello che vuole e da squadra che si vuole levare tante soddisfazioni. Quali secondo Iervese i motivi di una prestazione così opaca dopo un 7-0 con il Nero Stellati che comunque aveva fatto pensare ad una partita in discesa oggi con il San Nicolò? No, io non lo pensavo questo, tant'è vero che anche alla vigilia ero molto preoccupato di incontrare il San Nicolò perché sapevo che è una squadra di categoria, quindi una squadra determinata, rognosa, che sa il fatto suo. Noi a prescindere ecco, il risultato anche due domeniche fa abbiamo perso in casa però abbiamo disputato una buonissima partita, oggi proprio abbiamo fatto nulla di quello che dovremmo fare noi ogni domenica, quindi sicuramente la colpa la prima era in primis dell'allenatore, però ecco ripeto
non siamo stati bravi a fare quello che avremmo dovuto fare.